Successo di pubblico e di gradimento, quello alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago, per la serata conclusiva della 45esima edizione della Rassegna Internazionale del Folklore. Il pubblico che ha riempito l'arena ha potuto apprezzare le esibizioni artistiche dei gruppi di Dobrich in Bulgaria, di Kutasi in Georgia e del gruppo locale Agilla e Trasimeno, che dal 1978 organizza questo evento. Risultati dunque soddisfacenti per la 45esima edizione di questa rassegna, che contribuisce a migliorare il livello culturale delle estati castiglionesi, portando significativi messaggi di pace e fratellanza. Per Agilla e Trasimeno e per il professor Giancarlo Carini, che ne è presidente e che guida da sempre l'organizzazione della rassegna, un'edizione da ricordare. Quest'anno abbiamo voluto dare questa veste, diciamo, di coinvolgere soprattutto il nostro territorio a questi messaggi di pace, di fratellanza e di conoscenza delle culture di popoli che vicini o lontani che si sono susseguiti in questa rassegna. La rassegna del folklore è organizzata sempre in stretta collaborazione con il comune di Castiglione del Lago e da quest'anno con il supporto del GAL Trasimeno Orvietano. Queste serate sono andate benissimo perché anche le frazioni hanno assorbito con molto entusiasmo questa iniziativa. Partecipando con un gruppo, con un pubblico molto numeroso, e tutti mi dicono di rifare questa esperienza il prossimo anno, anche non solo una serata ma anche più serate.